si terrà il 10 giugno davanti al GUP di Verbania l'udienza preliminare per la frana di Cannobbio del marzo 2017, nella quale perse la vita un motociclista svizzero. La PM di Liguoro, che ha coordinato le indagini, ha chiesto il rinvio a giudizio per tutti e sei gli indagati: il sindaco di Cannobbio e presidente dell'Unione dei Comuni del Lago Maggiore, Gian Domenico Albertella, i funzionari dell'ANAS, Raffaele Celia, Walter Bortolano e Nicola Montesano, i proprietari del terreno dal quale si è staccato il materiale franato sulla strada, due fratelli milanesi. L'accusa per tutti è di omicidio colposo, lesioni e frana. Domodossola ha le strutture e le dimensioni giuste per diventare una bomboniera culturale. L'amministrazione comunale, con le sue iniziative, sta andando verso la giusta direzione. Penso si possa fare un buon lavoro, così il ministro ai beni culturali Bonisoli, che questa mattina ha visitato Domodossola. Bonisoli ha proposto di coinvolgere le strutture museali domese all'interno di un progetto più complessivo, che è il Sistema Museale Nazionale. Incidente frontale nella mattinata lesa. All'origine del sinistro il malore di una donna che al volante della sua Fiat è finita contro la vettura che sopraggiungeva in senso opposto lungo la statale 33 del Sempione. La 76enne che ha provocato l'incidente è stata ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale maggiore di Novara in gravi condizioni. È stata la canavesana Manuela Chiarottino, con il viaggio di Darifa, a trionfare all'edizione 2019 del premio letterario Verbania for Woman, intitolato alla giornalista Alessandra Piano, madrina della manifestazione scomparsa lo scorso anno. Tanta gente al maggiore anche per la presentazione del nuovo libro di Alessia Gazzola, Il ladro gentiluomo, ambientato tra Ossola e Lago Maggiore. Il Galla Ghiemonti del VCO ha presentato nei giorni scorsi a Domodossola i progetti 19 riguardanti le infrastrutture al servizio del turismo sostenibile outdoor. Si tratta di progetti che saranno realizzati dall'Unione dei Comuni e dalle amministrazioni locali. 1 milione di euro ottenuti nell'ambito del PSL 2014-2020 e destinati a far decollare l'economia green della provincia azzurra.